È ovvio che siamo venuti qua con la determinazione massima, perché noi ci stiamo giocando la vita, non solo un posto nei playoff, che auguro il migliore possibile a Brindisi ovviamente. E la determinazione c'è stata, ci siamo rifugiati spesso, avevamo preparato per tutta la settimana la zona 2-3, proprio per il grande rispetto che ho della squadra di Brindisi, perché probabilmente stando a uomo tutta la partita, uno contro uno, avremmo sofferto troppo, assolutamente troppo. Fortunatamente questa scelta ha pagato, ma ha pagato soprattutto l'attenzione e la determinazione che i miei giocatori, che a volte sono stati criticati a sproposito, ci hanno messo. Quindi è una vittoria che per noi ovviamente ci tiene ancora in corsa. Purtroppo non abbiamo fatto niente perché dobbiamo vincere l'ultima, però ovviamente siamo felicissimi, come potete immaginare. Sì. Hai trovato una squadra pronta e nella seconda parte di gara avete realizzato il 60% da tre, e questo credo sia stato, non dico lo determinante, ma quasi. Beh, è stato determinante anche perché i primi 20 minuti, se non sbaglio, avevamo fatto da 3-2 su 13, quindi troppo brutto per essere vero la prima parte, molto bene la seconda, facendo una media non abbiamo fatto niente di speciale al tiro, e quindi averla vinta senza far niente di speciale credo che acuisca i nostri meriti. Che dice, che dire dei 20? Non funziona come? No, è tutti e due, questo serve per la nostra rata. Che dire dei 25 rimbalzi di Anosic? Anche se Brindisi questa sera era un po' come? Diciamo un Brindisi po'... si gioca al secondo posto, io non l'ho vista un po', io ho visto la mia squadra molto determinata, non l'ho vista un po'. Sinceramente non l'ho vista un po', però lui ha giganteggiato, sono d'accordo con te, ha toccato tutti i palloni, direi ben spalleggiato dai compagni che hanno fatto un sacco di taglia fuori a suo favore. Sì, buonasera coach, professione Antonio senza colonne. Al di là della zona, una scelta che ha toccato bene è stata quella di inserire Fecile e Musso e abbassare il quintetto per giocarsela, diciamo, ad armi pari con Brindisi. Forse la differenza è stata lì. Noi siamo diventati piccolissimi, dei nani, e se avessimo perso magari avremmo recriminato su questo, però la verità è che in una squadra come la mia, cioè di grandi qualità ma molto inesperta, nei momenti cruciali ho preferito tenere in campo due giocatori, uno veterano di mille battaglie, l'altro che per la prima volta, Musso, che gioca in A1, ma veterano di mille battaglie anche nelle serie inferiori. Ho preferito fare questo tipo di scelta che ha pagato, ma gli altri hanno portato tutti assolutamente il loro mattone. E infatti volevo dire due parole su Pecile, che alla fine con il cervello continua a vincere la partita. Allora, ci ha dato una grossa mano, ha fatto le scelte giuste al momento giusto, anche i compagni per la verità oggi hanno fatto dei colpi di classe assoluti, ad esempio noi ultimamente avevamo perso un po' per strada Johnson, oggi è stato importantissimo. Insomma, perché ci voleva morti siamo vivi, questo è il finale. No, mi dispiace perché purtroppo ci sta capitando da un po' che prendiamo vistosi break in 13-14 minuti, anche oggi c'è stato un break vistoso negli ultimi 13-14 minuti. È un successo uguale con Avellino, al di là di Siena, era successo prima ancora, quindi dobbiamo riuscire a tenere mentalità, intensità e forza per tutti i 40 minuti, cosa che facciamo più fatica a fare adesso, molto semplicemente. Però sono riuscito a fare 4 bombe nel finale, e lì bisogna essere un po' più cattivi e arrivarci meglio, evidentemente, mentalmente, per riuscire, mentalmente e fisicamente, ovviamente, per cercare di limitare. Ha fatto 4 bombe nell'ultima azione, adesso qualcuno più, qualcuno meno, però questo effettivamente ci ha un po' tagliato le gambe nel momento in cui la partita è stata stretta. Abbiamo avuto difficoltà nel mantenere quell'intensità che abbiamo avuto per 27-28 minuti. C'è stato un parziale di 36-22, roba del genere, che purtroppo non possiamo permetterci. Che sia Avellino, che sia Peso, perché poi alla fine quando si arriva in fondo così punto a punto diventa ovviamente pericoloso. Quindi chiaro che sono dispiaciuto per la partita, d'altra parte
sapevamo che era dura, non sono contento ovviamente, così come non sono i ragazzi, questo è normale. Però credo anche che evidentemente si stanno evidenziando le nostre lacune in questo momento, si stanno evidenziando le nostre lacune in un momento in cui effettivamente facciamo fatica a ritrovare il ritmo giusto. Sai, alla fine lì abbiamo chiuso con i ragazzi che tante volte hanno chiuso fino adesso. Matteo ha fatto una partita normale, bene, non ha fatto una partita, c'è stato un errore forse di un paio di ragazzi, un errore in particolare su una rotazione, però sai, secondo me è da vedere più ad ampio respiro, nel senso che quell'ultimo parziale effettivamente nei 13-14 minuti è un po' pericoloso, capito? Cioè, ti posso sempre rispondere che alla fine chi non gioca ha sempre ragione, ma onestamente quante volte abbiamo finito così le partite, no? Quindi sinceramente sai, adesso dire sia Luca, dopo non serve a niente, onestamente. L'importante è che invece altre volte riuscivamo a mantenere determinate situazioni, a controllarle meglio. Dobbiamo ritrovare ovviamente questa cattiveria che adesso evidentemente in qualche maniera sta mancando nelle gambe e nella testa. Evidentemente qualcuno è stanco mentalmente, qualcuno può essere stanco fisicamente. Ed è una cosa che si è un po' evidenziata nell'ultimo periodo, purtroppo. È chiaro che se lasci respiro a tiratori come Turner, a Musso, stesso Pecillo, alla fine, ti ripeto, gli ultimi 14 minuti, 36-22, è sintomatico, perché la squadra ci ha provato, non posso dire che non abbia combattuto, capito, da questo punto di vista, è questo che mi fa un po' riflettere.